capisce che il nostro non capire niente è perché lui è sostanzialmente impazzito, no? E lo ritroviamo in clinica a cercare di risolvere i suoi problemi. Però questa pazzia in realtà sembra la parte di superficie di una crisi che è ancora più profonda, la crisi di un uomo che sente di vivere una vita, dico una parola da baci perugina che ultimamente vedo tornare in pubblicità molto, una vita insignificante, sembra condurre una vita in cui il rapporto con gli altri, il rapporto con la famiglia, il rapporto soprattutto con la coppia, gli sembra superficiale e stupido rispetto al suo grande metro di paragone, che è invece il nonno, un'altra epoca, un'altra persona che lei sì, lui sì, il nonno ha vissuto una vita piena, degna di essere vissuta. Quindi volevo chiederti un po', io ci vedo questi due livelli di crisi, no? Cioè una crisi psichica, uno che è impazzito, e delle ragioni di fondo che sono la crisi dell'uomo comune, come forse siamo tanti tra noi, no? Che rispetto ai nostri nonni che hanno vissuto la guerra, per esempio, forse oggi noi viviamo una vita talmente più facile che abbiamo perso di vista i problemi più di fondo. Sì, intanto una precisazione. Io adesso sono abbastanza in grado di spiegare le cose che ho raccontato nel libro, però la cosa buffa è che ho lavorato per tutte le pagine, ho finito il libro senza sapere di cosa avessi parlato. L'ho capito nei mesi dopo con le interviste, pensa che, cioè, posto davanti a domande precise, spinto quindi a riflettere sulle cose, un giorno in un'intervista con Lo Straniero, una rivista senza figure, senza fotografie, diretta da Goffredo Fofi, mi hanno fatto una domanda particolare che mi ha messo in crisi e ho avuto una specie di illuminazione, ho detto: cazzo, ma te guarda di che stavo a parlare in quella storia lì. Magari lo dico dopo, insomma, perché io sono un abituato a lavorare sull'autobiografia, ho sempre fatto quello, mi diverto a dire che non ho fantasia, nel senso che, però penso che un po' sia anche vero, più che altro non ho il gusto per la trama, per il plot, non mi interessa, ci sono altri che lo fanno meglio, c'è Breaking Bad, c'è. Quindi sono molto legato al racconto delle cose che conosco personalmente o che mi accadono personalmente. Ero convinto invece in questo libro qui di non avercela messa la parte autobiografica, fino a che non ho capito di cosa avessi parlato, ma questo lo racconto dopo. Sì, il personaggio principale, ho voluto fare questa dicotomia tra due figure così diverse, cioè un contemporaneo e un antico, perché mi piaceva l'idea che il contemporaneo avesse in mano tutte le carte da giocare per essere felice e non riuscisse ad esserlo, e dall'altra parte invece l'opposto, cioè una persona che è nella guerra di trincea 15-18, parte in missione suicida, cioè le sue, come dire, è uno che dovrebbe essere assolutamente disperato e probabilmente anche senza, cioè questa disperazione per me doveva quasi essere sufficiente a perdere il desiderio di vivere. E invece lui vuole vivere a tutti i costi. Cioè, quindi uno, date tutte le carte buone per essere felice? No. L'altro, date tutte le carte cattive per essere infelice? Si ribella a un sogno d'amore, a una famiglia, a una moglie e un bambino piccolo dal quale tornare. E per tornare da questa famiglia, cioè per tornare all'amore, farà qualunque cosa. Mi piacevano questi due piani. Un po' perché, vedendo come vivo io e facendo i paragoni con quello che poi mi ha formato, cioè i racconti del tempo di guerra di mio padre, beh, sostanzialmente, a parte alcune eccezioni, i miei drammi più grossi sono quando mi salta la DSL, capito? E quest'uomo invece era uno che andava scappava dai colpi delle mitragliatrici tedesche, davvero. Vabbè, le vicende di mio padre l'ho raccontato in un altro libro, per cui per chi fosse curioso ci sono delle pagine apposta. L'altra questione fondamentale era per me quella della paternità, cioè, ma quello ci arrivo dopo, vabbè, insomma, comunque sono queste due cose qui, erano proprio due condizioni umane molto differenti, in una mancava il desiderio di vivere e nell'altra invece dominava.
Quello che però mi sembra anche bello è che nonostante, beh, tu sul paragone con i tempi di guerra hai già lavorato almeno due volte, no? Esatto, sei fissato non solo perché giochi a War of... No, ho smesso. Ah, no, ma meno male, io non capisco niente, peraltro non mi dici quello. Ci hai lavorato in appunti per una storia di guerra, cioè ce l'ha nel titolo, la guerra, una guerra dell'oggi o di pochi giorni fa, e invece in esse avevi lavorato sulla seconda guerra mondiale, poi sei andato ancora più indietro, sulla... Ecco, scusami, toglimi questa curiosità, è del tutto casuale il fatto che tu continui ad andare all'indietro, vuoi cambiare, cioè... Perché le diverse guerre ti dicono qualcosa di diverso o è solo in realtà, cioè non c'è una ragione specifica nell'andare a raccontare una specifica guerra, la guerra nell'ex Jugoslavia, la seconda, la prima? No, in realtà sì, nel caso di appunti per una storia di guerra mi serviva l'idea di una guerra contemporanea e che non fosse ascrivibile al passato. Cioè, quando feci quel libro lì era il momento in cui l'Italia mandava i soldati in Iraq. E io avevo questa ossessione del fatto che il fatto che dei ragazzi italiani andassero a combattere in Iraq non fosse una guerra. Poi i fatti hanno dimostrato il contrario, perché questi soldati hanno ucciso persone, sono stati uccisi a loro volta. Però ai fini della percezione mia e delle persone che avevo intorno non era una guerra nostra, no? E quindi mi misi a ragionare soltanto in termini geometrici, cioè mi dissi la guerra in Iraq non è una guerra mia, non lo era, guarda buffo, pochi anni prima anche la guerra nella ex Jugoslavia, eppure tra Rimini e Sarajevo non c'è sta grande distanza, per cui mi sono detto ok, allora cos'è che fa sì che una guerra mi appartenga e mi riguardi? È una questione di chilometri? Cioè oltre un tot di chilometri non è più mia? Io sono uno che purtroppo ha delle derive evangeliche, pur customizzandomi completamente la religione per farmela tornare come cazzo mi pare, per cui tipo esclude robe tipo non desiderare la donna da altri, non fornicare, quella roba per me è apocrifa. E quindi tendo a considerare gli esseri umani come fratelli. Allora se sono fratelli lo sono anche quelli distanti. Invece sembrava di no, sembrava che ci fosse una misura minima oltre la quale una guerra non mi riguardava più. E allora mi sono messo a chiedermi, ok, in chilometri, quant'è? E se è però misurabile in chilometri, mi sono detto, non è che allora la distanza forse invece che in chilometri è in metri? E se è in metri, può darsi che sia un metro? E se è un metro... basta fare un passo. Questo ragionamento mi era venuto da mia mamma, perché a mia mamma il 31 agosto del 43 gli è cascata una bomba sulla casa, gli ha ammazzato il babbo e una cugina che era incinta, e quando le ho chiesto un giorno che, cioè, come avesse vissuto quella cosa lì, lei ha detto che era rimasta sorpresa. Se leggi i libri di Elie Wiesel, che era un ebreo polacco, lui quando viene portato ad Auschwitz nel 44, in quel caso dice che lui e la sua famiglia erano sorpresi di finire ad Auschwitz. Cioè c'è questa cosa buffa, mia madre è probabilmente un imbecille, ma Elie Wiesel sicuramente non lo è, per cui perché le persone tendono a sorprendersi del fatto che durante la guerra o durante il dominio nazista in Europa ti sorprendi perché ti cade una bomba in testa? E questa sembrava una cosa stupida a me, no? E invece aveva ragione, cioè quella sorpresa era giusta, era un rifiuto di accettare che un altro essere umano ti tiri una bomba sulla casa. E quindi ho fatto la stessa cosa in appunti per una storia di guerra, ho fatto succedere una cosa che sembra impensata, però era lì, capito? Era soltanto a un metro. E ho bombardato idealmente quindi casa mia. Poi vabbè, era il tempo che c'era la Lega che spaccava tutto, per cui mi immaginavo guerre di secessione, casino. Ora mi immagino la stessa cosa con i forconi. Non succederà nemmeno stavolta, per fortuna. Nel caso di S, la guerra era la seconda guerra mondiale semplicemente perché io ho riportato i racconti di mio padre, quindi era roba vissuta e raccontata da lui. In questo caso è la prima guerra mondiale perché non lo so. Nel senso che quando ho fatto la prima vignetta mi è venuto a fare gli elmetti con la punta sopra e ho detto, oh cazzo, sono nella prima guerra mondiale. Ma non sapevo nulla, non c'ho nemmeno documentato, infatti un paio di fissati mi hanno scritto, però Gipi non va bene perché quell'uniforme,
Vabbè, non mi interessava fare una roba accurata, mi interessava però quello sì, forse, ci penso adesso, avere uno stacco temporale molto ampio tra i due protagonisti, addirittura di più di quello che passava tra me e mio padre. Quindi probabilmente il motivo per cui sono andato così indietro è quello.